Buongiorno a tutti, lunedì 4 dicembre 7:06, benvenuti a Good Morning Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano. Crystal Radio Milano si sentono anche i due che la mattina mi fanno compagnia nel più grande, scoppiettante e solare, perché abbiamo il sole del logo, quindi solare, Il sole del Morning logo, Show, ok. Morning Show di Milano, Good Morning Milano, eh sì. Morning Show che non ha ospitato Amadeus per dare i nomi dei No. 30 Big in gara per tanto così, guarda, Hai visto? Eh ce sì. l'ha C'è soffiato il solo il TG1. TG1, però vabbè, perché era più comodo, solo per quello. Era più comodo Era perché era andare. Roma, Sì, solo era già per quello, Roma. era già lì solo per quello. E poi perché vabbè, Sanremo, noi siamo a Milano, quindi lo guardiamo con un minimo di Con distacco distacco. e Un anche con un po' minimo. di schifo. No, 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 si no. scherza. No, c'è sempre Sannolo. Ricordiamo che a Milano c'è sempre Sannolo, il festival della musica di Nolo. Guarda, era meglio che non lo sapessi. Sì, Veramente? Era meglio che non lo veramente, veramente. Vabbè, un sapessi. saluto agli amici di Nolo, come sempre, ben voluti da tutti, mi Ma viene da no, ma dire. no, mi informo prima di Ah, dare esiste veramente opinioni. Sannolo? Non lo Esiste, sapevo. esiste. Sì, sì, Festival sì, della sì. canzone Sannolo, tutto attaccato, Sì, Sannolo. Sannolo, tipo Cannolo. Sì, Cioè, con la però Sannolo. S, sì. Sì, è uguale. Senza S. 331-78-53-555, il nostro numero di WhatsApp a cui potete scrivere a partire da ora. Ora, Apriamo il WhatsApp, WhatsApp. no, non abbiamo il televoto, apriamo il WhatsApp, noi, va bene? Alfa, bellissimissima. Non lo so cos'è che ci lega, ma ci lega tanto. Ho perso il numero ormai delle puntate in cui siamo qui legati io e te. 3 mesi. Sì, no, no, ma c'avevo un numero preciso, però Ah, me lo sono perso, come non mi Walter, fai ricordo. come Walter. Sì, tengo i conti, ma poi veramente sbaglio perché non ho la costanza io, è questo il problema. Alfa, primo cantante in gara. Hai visto? Perché inizia con l'A. Ah No, per, no, no, per, così no, è ok, pensavo. Sì, no, a no, pensavo Sanremo. fosse il primo per iniziare con l'A. No, così almeno recuperiamo, visto che Giusto, Amadeus giusto, c'ha la sua buca, giusto, recuperiamo un giusto. È po'. vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Ah, quindi anche la prossima canzone, se ho visto bene. No. Sì. Infatti, infatti, va bene, ok. Allora, stavamo parlando beh, di Sanremo, come sempre, perché con te non Sì. si E parla di nient'altro. beh, Beh, oggi oggi poi è arrivato un WhatsApp, è arrivato vedo. un WhatsApp da Alberto, puntualissimo come tutte le mattine. Buongiorno amici del mattino, ciao Fabio e Lorenzo, buona settimana con la neve. Allora, il mio vetro oggi non era No, ghiacciato, no, qua sì. quasi, perché qua siamo fuori Milano. No, questa è la differenza Tra la Bovise e San Siro, No, vabbè, tra wow, spazi aperti e con molto verde come come in zona San San Siro Siro rispetto a alla zona della cementificazione del Bovise. nord Milano, così ti Sì, e beh, viene. infatti è dove l'acqua non scende. Infatti, dove l'acqua non scende, dove l'acqua inonda. Ma questa cosa della neve, boh, sicuramente c'è un'allerta ghiaccio. Ho visto, la Protezione Civile ha messo un'allerta ghiaccio perché comunque il rischio c'è. Qua mi dà venerdì. Venerdì Venerdì, pioggia 10, e neve. venerdì Beh, pioggia neve, neve all'Immacolata. Beh, dai. Sì, venerdì all'Immacolata. meglio l'allerta neve che quella vento degli ultimi 2 giorni. Sì, portava via, eh. Una roba pazzesca e ha fatto anche un po' di danni, infatti poi vabbè, come sempre. Anche stasera, Cosa, neve? neve. Vabbè, vedremo, Pot dai. No, cioè, pioggia mista neve. prima di Sant'Ambrogio no, vi prego, è un casino, Beh. dai. Dopo vabbè, dal mezzogiorno di Sant'Ambrogio in avanti potete fare quello che volete. Perché? Perché parlano di mezzogiorno, di mezzogiorno di Sant'Ambrogio che poi in realtà sarà luna? Perché? Perché noi saremo qua. Perché noi saremo qua con uno speciale di Sant'Ambrogio e non saremo i soli di Crystal No, no, ma Radio. va, c'è una roba. Altro che Sanremo, cioè qui facciamo passare tutti, eh. Ah, la raccontiamo bene Sant'Ambrogio, perché la facciamo tutta la mattinata in diretta dalle 7 del mattino fino all'1, con tanti ospiti che passeranno qui negli studi di Milano News, in diretta appunto su Crystal Radio, ma anche con dei volti, anzi delle voci note di Crystal Radio, come ad esempio, ne dico uno su tutti, il nostro caro Ambrogio Curti, che di solito dopo di noi va in onda, invece questa volta inglobiamo, no, all'interno di Good Morning Milano in questo lungo speciale anche Ambrogio che appunto sarà qui con noi e ci racconterà nel suo stile comunque la musica, Milano, anche dovrebbe fare anche la capatina dalle parti del cabaret, cioè ci parlerà di derby ma non quello di Milan-Inter, di un No, certo luogo, quello di no? Monterosa. Quello di Monterosa, quello che qualche settimana fa è venuto anche Cocchi Ponzoni a raccontarci, insomma, quello lì, ma vedremo, Quello lì. senso, io vi dico giovedì secondo me. Tanto, se siete al lavoro, vabbè, facciamo compagnia e quindi siete contenti. Se siete a casa e vi collegate un po' più tardi rispetto al solito, saremo comunque qui a
a farvi compagnia e vedrete che sarà una puntata molto interessante e lì sì che Milano si sente. Ah, se si sente! E poi anche tanti collegamenti sia fuori dalla fiera degli Obei, sì, i mercatini, di Natale, guarda, Duomo, guarda, tu puoi comprare via WhatsApp, se vuoi, gli scriviamo alla redazione cosa vuoi, ti portano quello che vuoi. Ma anche fuori dal teatro in cui si terrà la premiazione per gli Ambrogini d'Oro. Fuori dal Verme. Sì, fuori dal Verme e avremo anche degli Ambrogini d'Oro in collegamento con noi. Ma prima di tutto andiamo a vedere invece oggi, quest'oggi, lunedì 4 dicembre, com'è il traffico sulla città di Milano. Luce verde! E abbiamo parlato di Sanremo e due che saranno a Sanremo. Tutte e due o solo una? Erano Alessandra Amoroso e Emma. Era Emma con Alessandra Amoroso, sì. Tutte e due. Siamo già a 4-3. Siamo già a 4-3. Alle 7:19. Non ci credo quando quella arriva dopo. Anche quella dopo. Sì. Ma sarà che... Ma scusa, non ci credo. In realtà, secondo me, l'ufficio programmazione l'ha fatto apposta. Anche è ancora sotto. Noi qua abbiamo la scaletta davanti, ragazzi, che vediamo sui nostri nuovi monitor, perché ricordiamo che ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano All News. E se ci vedete da quando abbiamo iniziato, avrete visto dei piccoli cambiamenti, un monitor qua dietro, un monitor molto grande qua davanti, che ci permette di vedere appunto cosa arriverà dopo. Sì, e quello che arriverà dopo è altre Sanremo. Sì, mi è piaciuto il mio entusiasmo del... Cioè, come per dire, vabbè, non è che l'ufficio programmazione lì fa niente, cioè, nel senso, complimenti, anzi scusate, avevo sottovalutato l'ufficio programmazione di Cristal Radio, chiedo Venia. Facciamo... Da Venia non va a Sanremo. Non ci sono super ospiti, hai sentito? No, perché... Allora, questa roba qua che i super ospiti saranno i cantanti in gara, a me puzza un po' di bilancio in negativo. A me puzza. Ah, dici, costano troppo i super ospiti. No, c'è la questione di Russell Crowe, hai letto quella roba lì? No, ma insomma, neanche Fiorello va. Ma... No, beh, Fiorello sarà il co-conduttore dell'ultimo fatti, giorno. Fatti. Quindi già. Molti. Già, è vero che non ci sono. Già dei costi un po'... No, proprio che Fiorello, secondo me, per ama ci andrebbe anche... quasi a gratis. Comunque abbiamo parlato di Sanremo, allora beh, dai, andiamo avanti con una canzone di Sanremo. Ci sono, cioè non di Sanremo, di un artista che sarà a Sanremo. Sto parlando di Gazzelle con Sopra, e appunto poi magari dopo la vediamo tutta insieme la lista, insieme al buon Masieri tiriamo giù tutta la lista dei vari ospiti, dei vari cantanti, anzi, che andranno in quel di Sanremo. E quindi adesso Gazzelle con Sopra. 7:24 minuti, lunedì 4 dicembre. Il lunedì è il giorno in cui di solito qualcuno ci augura un buon lavoro. Sì. E quel qualcuno è qui che studia con noi invece quest'oggi. Buongiorno Filippo Poletti. Buongiorno ragazzi, che bella mattinata fredda ma calda qui in questo studio, bellissimo. Allora, adesso poi dopo parliamo bene con Filippo e capiamo bene che cosa racconteremo, perché poi abbiamo un libro che è stato presentato pochi giorni fa, quindi dobbiamo raccontarla bene, perché poi c'è di mezzo l'intelligenza artificiale, caro mio Masieri. Di cui parliamo spesso. La leadership, di cui tu non sai neanche cosa sia di cara. Infatti, sai anche come si scrive. Bravissimo. Il lavoro, comunque le buone pratiche anche, e anche un po', insomma, si può imparare, perché è un libro in cui si impara qualcosa, giusto Filippo? Dacci proprio uno spoiler di due secondi velocissimo su che cosa possiamo imparare alla fine della lettura di questo libro. Ragazzi, siamo entrati in una nuova era, l'era dell'intelligenza artificiale. Insieme la scopriremo qui a Milano All News. E allora lo facciamo dopo ancora una canzone di Sanremo, giusto? Perché mi dicevi, caro Masieri, che anche Annalisa va a Sanremo, anche giusto? Anche Annalisa sarà a Sanremo. Ok, lo segui Filippo tu Sanremo quando... Da sempre, io ho fatto chitarra e composizione al conservatorio e i miei alunni alla scuola media, perché il mio primo lavoro era insegnare alla scuola media, appunto, venivano addestrati ad ascoltare Sanremo. Pensa che i genitori mi dicevano, ma no, professore, non può far ascoltare Sanremo. Invece no, Sanremo va sentito, va ascoltato, appunto, perché la musica... bella, la musica leggera, insomma, ci accompagna, e così come facciamo tutti i giorni anche qui in radio, ascoltiamola. 7:34 minuti, ritorniamo qui su Cristal Radio con Good Morning Milano con Filippo Poletti, top voice di LinkedIn. Ancora buongiorno Filippo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, Siamo qua perché venerdì hai presentato un nuovo libro Smart Leadership Canvas. Allora, prima ci hai raccontato un po' la finalità, un po' siamo all'inizio di una nuova era, quella dell'intelligenza artificiale. Questo libro è composto da 20 storie, giusto? Da 20 interviste, da 20 incontri. Ci vuoi raccontare un po' chi hai incontrato e perché li hai incontrati?
Allora, questo libro nasce per fare la somma. Vedete, siamo ai tempi dell'intelligenza artificiale e per essere leader oggi bisogna essere dei leader, come dico io, ad ampio spettro, ad ampio range. Peraltro c'è un bellissimo libro anche su questo, no? Sulle competenze ad ampio range. Si dice che oggi i grandi manager, chi deve affrontare grandi sfide, deve avere una visione appunto olistica, una visione insieme. Insomma, da qui l'idea di fare un libro unendo diverse competenze. Quindi ci sono due autori, ci sono io che sono un giornalista e c'è appunto un economista, il professor Alberto Ferrari, si insegna leadership all'Università di Torino. E poi ci sono, l'hai detto bene, assieme alla teoria, assieme a una parte quantitativa, insomma, di survey, di sondaggi, come si dice, c'è una parte qualitativa, ossia di racconti. E allora siamo andati in Italia a scoprire tanti, tanti leader. Sì, ma 20 leader, cioè mica piccolini, quelli che fanno veramente, quelli che fanno dai man, come si dice a Milano, no? Cioè, fanno veramente la differenza questi 20 leader, ricordacene qualcuno. Ma allora, da Luca Barilla, vicepresidente di Barilla, alla dottoressa Chiesi, vicepresidente di Chiesi, la presidente Zucchetti di Zucchetti, un impero, sappiamo, CEO di Microsoft, di Google, Siemens. Di Cisco, di Siemens, di Limiti, Corrado Passera, insomma tanti, tanti altri, tanti vicepresidenti di Confindustria, insomma l'idea era di andare a sentire, vedete, si fa un libro per incontrare. Io dico sempre che scrivo libri per incontrare delle persone, sono un raccontatore di storie, quindi vado in cerca delle persone per far che cosa? Per imparare da loro. Non è un caso che però esca adesso questo libro, no? Perché un anno dopo che cosa è successo? Sì. Il 30 novembre 2022, diciamo un anno dopo una grande rivoluzione. Ricordate ChatGPT. Allora, diamo due numeri così capiamo di che cosa stiamo parlando. ChatGPT in 5 giorni, amici di Milano All News, fece 5 milioni di iscritti. In 3 mesi ha fatto 100 milioni di iscritti. Facciamo due paragoni. Per avere 100 milioni sui cellulari mobili ci sono voluti 16 anni. Per avere 7 milioni sulla rete internet ci sono voluti 7 anni. Per avere 4,5 milioni su Facebook ci sono voluti appunto 4 anni. Capite che è stata una grande, come dire, c'è stato una grande adesione che la rivoluzione fosse lì, era proprio già da questo si capiva che era una rivoluzione. Sì. Perché una cosa interessante, io sono andato venerdì, il grande Fabio mi ha fatto l'onore di essere presente, l'abbiamo presentato a Microsoft, di essere lì in platea. Grazie Fabio. Ma quello che mi ha colpito è che molti dicono: ma ragazzi, l'intelligenza artificiale non è una novità, c'è sempre stata, le aziende già la usavano, ma in realtà la rivoluzione è stata proprio quella di renderla accessibile a tutti, no? Giusto, Filippo? Sì, no? Avete centrato il punto. Vedete, la potenza di calcolo non è una cosa nuova, ma la potenza di calcolo messa a disposizione di tutti è una vera novità. E attenzione, ci siamo trovati questa cosa stratosferica senza le istruzioni d'uso. E allora dobbiamo imparare un po' tutti. Cioè, usiamo per esempio ChatGPT, facciamo un esempio, come si usa Google. No amici di Milano News, non è Google. Dobbiamo dialogare come se fosse un collega. E più dialoghiamo con lui, e più lui ci darà delle risposte. Ecco, infatti cosa ho fatto ieri sera? Sono andato a fare una ricerca su ChatGPT sbagliando, no? Giustamente. Ho detto, ecco. Oh, poi dopo ci ho pensato, ma sei un pirla, te l'ha detto anche... Filippo, si fa così, invece io come... Vabbè. No, bisogna dialogare. Dialogare e far imparare l'intelligenza artificiale. E più noi diamo informazione, più lui ci restituirà appunto degli spunti. Io ho visto anche, per esempio, la nuova suite di Microsoft, ragazzi, è una roba strabiliante. Cioè, immaginatevi, facciamo un esempio pratico, così i nostri amici che stanno ascoltando capiscono. Outlook implementato con un copilota, con l'intelligenza artificiale. Ti scrive le email col tuo stesso tono di voce e poi, scherziamo un po', ma è la verità, te li scrive anche in poesia. Allora, devi mandare a quel paese un capo, beh, insomma, può capitare. Gli scrivi un bel sonetto e così magari diventa tutto più dolce. Però è la verità, ti può scrivere anche in rima, anche in poesia.
No, io ricordo sempre che sul fatto dell'intelligenza artificiale consiglio sempre il libro di Harari, che è veramente illuminante, certo. 21 lezioni per il ventunesimo secolo. E si apre con l'intelligenza artificiale. È incredibile. Si apre proprio con riflettendo sull'intelligenza artificiale e su queste nuove sfide. Anzi, lui cita per esempio una cosa molto bella, dice, della famosa sfida tra questo supercomputer e appunto Kasparov, no? Vinse il supercomputer, però lui dice anche, Harari dice, in questo mondo i giocatori di scacchi non sono venuti meno. Cioè, voglio dire, c'è stata una, come dire, abbiamo dimostrato che la macchina può superare l'uomo, insomma, giocare a scacchi ci piace ancora e benvengano gli scacchi. La cosa interessante è che appunto questa tecnologia che ci è entrata nelle nostre vite, è entrata anche nelle vite delle aziende, dei leader di queste aziende, che devono imparare a rimanere o essere ancora sempre più leader senza farsi sopraffare appunto da questa tecnologia. È un po' questo anche il tema, no, del libro, giusto? Eh sì, devono imparare a governare, devono imparare a guidare l'azienda assieme a un'intelligenza artificiale, ma questo ci offre delle grandi opportunità. Allora, anche qui un numero, sapete, da cronista mi piacciono i numeri. L'adozione dell'intelligenza artificiale porterà a un incremento di produttività stimata in più 18% di PIL. Siamo in Lombardia, cosa vuol dire? 300 miliardi di euro. Cosa vuol dire? Quasi il PIL della Lombardia. Attenzione, perché questo va detto a parità di lavoratori, perché noi non ci stiamo a lasciare a casa le persone, non ci stiamo proprio. Per cui a parità di lavoratori ci sarà una maggiore produttività. Insomma, se possiamo fare le slide molto più, come dire, velocemente, se possiamo scrivere le email molto più velocemente, saremo più produttivi. Vi faccio un esempio pratico. IBM cosa ha fatto? IBM ha appunto implementato questo sistema di chatbot per Wind. Allora, oggi Wind gestisce il 60% delle relazioni con i clienti attraverso l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Che il 40% di tutte le relazioni sono affidate alle persone, cioè, diciamo, l'interazione a valore aggiunto viene data alle persone, per cui automatizziamo quello che c'è da automatizzare, si può automatizzare, riserviamo alle persone dei compiti più elevati. Capito? Quindi sì, devo trovare magari un chatbot che ti sostituisce la mattina, così almeno, no, perché tu porti il valore aggiunto, giustamente, certo, come dice vedi, quindi stai tranquillo, non ti posso sostituire con l'intelligenza artificiale, magari però ci potrebbe fare la rassegna stampa più velocemente e noi dare il doppio delle notizie che diamo tutte le mattine qui. Sì, senza sostituire la rassegna lavori T, quella lì su LinkedIn, no. C'è uno che l'ha fatto tutti i giorni, no? Dal 5 maggio del 2017, quella è insostituibile. Allora ne parliamo dopo, anzi, così vi vediamo un po' anche cosa magari ci dà qualche anteprima su cosa questa settimana magari racconterà nella tua rassegna lavoro, sì, no? Sì, sì. Ok. Late night talking, le chiacchiere di tarda notte, invece questa mattina, ti piace che traduco sempre, sì, titoli, sempre eh? Traduco. Invece questa mattina sono le chiacchiere di presto mattina, no, di mattina presto, di mattina presto, con appunto Filippo Poletti, che di solito trovate in collegamento intorno a quest'ora, di solito parte il tuo contributo, Filippo, invece questa mattina ti abbiamo fatto fare una sveglia un po' prima. Ma guarda, io mi sveglio sempre presto, devo dire, okay. Mi sveglio presto e vado sempre a fare questa passeggiata veloce, questa corsetta veloce, infatti stamattina mi sono svegliata alle 4. Sono andato a passeggiare e vi dirò, la notizia è che a sud di Milano, a San Donato Milanese, non c'era la brina. Come mai qui a San Siro invece le macchine hanno i vetri ghiacciati? Come mai? Soffia il vento dell'ovest. Non so come mai a San Siro. Però sei il secondo che questa mattina me lo dice, perché anche... E due ne ha incontrati. E due ne ha incontrati, infatti. Cioè, allora, il 100% della popolazione milanese dice... le mie statistiche potrebbe fatte... essere tranquillamente un titolo. Sì, le mie statistiche fatte... un po' così quando chiediamo le cose a Irene della regia, che è l'unica persona che abbiamo qui in studio. La cosa di cui stiamo parlando è l'intelligenza artificiale, ma non è proprio quello, perché poi, diciamoci la verità, chiunque parla di intelligenza artificiale senza sapere di cosa si parla, no, diciamocelo, dai. Invece Filippo l'ha studiata, si è fatto anche aiutare, diciamo, nel senso che tu hai avuto dei compagni di viaggio davvero interessanti qui al tuo interno, tra, Alberto Ferraris, che è il professore, tuo... un professore... giovanissimo, scoperto, tra parentesi. Sì, dell'87. Cioè. Difatti gli ho detto, guarda, sei come Mark Zuckerberg, quasi come, e lui mi fa, beh, c'è qualche differenza. Però vabbè, no, anzi... Cioè,
bravissimo, Tapenti, io lo sento parlare, ti spiega le cose in maniera... Vorrei essere un suo studente, non so come dire, ok? Lui lavora all'Università di Torino, è un difetto, giusto? È troppo alto. Io sono piccolo e, cioè, come fa 1,71 a stare uno vicino a 1,95? Cioè, non gira. Vabbè, lo dice. Non gira, non gira. Lo dice a noi, cioè, ho qui Masieri che è un gigante in confronto a me quando è seduto. Poi abbiamo anche Alessandro Zollo che ha collaborato, no? Sì, sì. Great Place to Work. Great Place to Work, beh, sapete questa azienda che appunto fa le survey interne e fa le classifiche delle migliori aziende, no? dove lavorare, qual è l'azienda più bella dove lavorare, appunto Great Place ha una visione d'insieme in Italia, Great Place to Work Italia, poi c'è Great Place to Work in tanti altri paesi, insomma. Sì, ma è mondiale, ormai sono la classifica è divisa. È nata negli Stati Uniti, poi adesso insomma c'è anche la parte italiana. Dicevamo che insomma essere leader al tempo dell'intelligenza artificiale non è mica cosa semplice. In questo libro c'è anche un metodo per poter imparare e soprattutto anche proprio per testare se si è imparato bene, giusto? Ma allora, c'è un test di autovalutazione, c'è il test. Canvas potremmo un po' tradurlo con una parola così più comprensibile che test. Il business model Canvas non l'abbiamo inventato noi, l'hanno inventato due studiosi che si chiamano uno svizzero, uno belga, appunto Osterwalder e Pignore. Noi che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo trasposto, o meglio, l'abbiamo cercato di adattare ai tempi dell'intelligenza artificiale. A quanto ci risulta, nell'ambito della teoria non c'è oggi un canvas, un test di autovalutazione per i leader. È quello che abbiamo provato a fare noi, insomma. Vedete, si parla tanto di intelligenza artificiale. Ecco, noi quello che diamo, oltre a tanti contributi, a tante idee, diamo anche uno strumento pratico. Insomma, caro amico, caro leader, cosa devi fare oggi per guidare un'azienda? Ecco, segui il nostro canvas, il nostro test, fatti una bella autovalutazione e vedi se sei un vero smart leader oppure no. Filippo è un bravissimo giornalista, ma anche un venditore pazzesco, io te lo dico. Cioè, potrebbe vendere il ghiaccio dei schimesi, ma soprattutto, secondo me... Il riso ai cinesi. Il riso ai cinesi, come dice. Ma soprattutto è, secondo me, l'uomo dei trailer. Io ti definirei così, perché lui ti fa venire una voglia di leggere sto libro senza dirti nulla, senza spoilerarti niente di quello che c'è scritto. Sei dentro. Sei troppo gentile. Okay. Cioè, a differenza di quando tu vai a vedere al cinema, no? Cioè, non so, esce il nuovo film della Marvel e praticamente se ti vedi il trailer hai vissuto il film. Sì. Puoi anche non andare a vederlo, tanto è uguale. Quest'uomo qui, che ho qui davanti è un po'... Posso dire un po' bastardello, se può dire? Perché ti dice, no, sai, c'è scritto quella cosa, quella storia... E non te lo dice. Arianna, no, come si chiama? Arianna è una storia bellissima. Cioè, ecco, Arianna è bellissima. E tu adesso non saprai cosa può... Però dice, so che è bellissima. Però sai che e quindi non ti viene mai di prendere il libro e leggerla? Certo. Arianna è un racconto bellissimo che fa Floriano Masoiro. Guarda come fa. Fa Floriano Masoiro. Floriano Masoiro è l'amministratore legato di Siemens, un ingegnere veramente di grande lucidità e anche generosità, mi ha portato a vedere questi uffici di Siemens. Ragazzi, ma voi l'avete mai visto un'azienda 100% smart working? Da che anno soprattutto? Dal 2011, bravo Fabio, dal 2011. Incredibile. Allora, mi ha fatto vedere questi spazi bellissimi. Peraltro dentro c'è una palestra, dentro ci sono degli spazi dove trovarsi. Voglio dire, dove voglio arrivare, al di là degli scherzi, voglio arrivare a dire che oggi l'ufficio è fatto per incontrarsi. Cioè, i compiti... diciamo si fanno a casa e invece ci si trova per darsi i compiti. Insomma, vi faccio una provocazione, ma voi siete mai stati a scuola? Sì, sì, ahimè sì. Allora, voi vi ricordate i professori che vi davano i compiti? Cioè, spiegavano tutta la mattina e poi dicevano, tu a casa fai questi compiti. Sì. E allora, ma perché i lavoratori non possono avere... possono ricevere i compiti e farli a casa? Allora ci si trova per darsi compiti, per condividere. Ovviamente vale soprattutto per i colletti bianchi, insomma, per certi lavori. Ovviamente. Sulla pressa idraulica a casa faccio un po' fatica a lavorare. Però per quanto riguarda i colletti bianchi, insomma, ci si trova come a scuola. Si ragiona, si trova la quadra e poi i compiti si fanno a casa, dove si vuole, insomma, come a scuola, ragazzi. E peraltro questo lo dice Simone, appunto, Simone Terreni di Voice. Ma dicevamo di Masoiro, no? E Masoiro racconta questa storia bellissima di Arianna. Arianna è una ragazza che deve immaginare il proprio futuro. E non vi dico chi è, ma lo scoprirete leggendo il libro, e lui dice ad Arianna, fai questo, fai l'altro, ma soprattutto dice ad Arianna, preparati ad essere resiliente, tu devi studiare per cambiare continuamente. E poi porto un altro esempio di Bebevio, insomma, ma
leggetelo, leggete lì. Vedi, vedi, fa così, capito? Sul più bello, diciamo, ma quindi te lo vai a leggere. Capito? Ma è giusto, però lo fa molto bene, questo è il problema. Troppo gentile, troppo gentile. Lo fa troppo bene, quindi adesso io devo per forza riuscire a mangiarmi tutto il libro nel giro di poco, perché poi sennò dopo poi ti mando WhatsApp e ti interrogo. Anzi, te lo faccio mandare dal professore, che è il professor ordinario. Però ha detto durante la presentazione che non ci sono promosse bocciate. Quindi potete leggere, fare l'autovalutazione. Però i voti te li dà lo stesso. Non ti bocciano, però io chiedo se sei politico a sto punto. Il 18 è politico. Con sei politico non c'è l'impegno. Mentre... E infatti facevo appello a questa nostra... No, non si può. No, diciamo, ma ci esiste ancora il 18 politico, no? Però ho avuto dei professori con il 6 politico. Materia è chiaramente magari non di peso, però il 6 politico... E il prossimo esame qual è il tuo? Il mio prossimo esame è relazioni di lavoro nel settore pubblico. Allora vedi che siamo in tema, relazioni di lavoro. E allora devi leggere l'intervista al presidente Stirpe, che anzi il vicepresidente Stirpe, vicepresidente di Confindustria, che è vicepresidente per le relazioni sindacali, dove dice una cosa molto semplice, dice bisogna difendere i lavoratori, non i posti di lavoro. Cioè lui dice in questo momento di grande rivoluzione qualcuno potrebbe trovarsi a disagio. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro parla del 5% di lavoratori a rischio, 25 milioni di lavoratori italiani, 1,2 milioni di persone, insomma, che potrebbero avere delle difficoltà a fare il proprio lavoro. E allora Stirpe dice, siamo in un periodo di grande trasformazione, lo Stato deve aiutare le aziende a trasformare i collaboratori, a renderli, insomma, a fare in modo che acquisiscono nuove competenze. Lui dice, il vicepresidente Stirpe, no alla difesa dei posti di lavoro, sì alla difesa dei lavoratori. E poi ci racconta della leadership dei Gol, perché lui è anche, oltre vicepresidente di Confindustria, è presidente di una grande azienda, grandissima azienda, anche presidente del Frosinone Calcio, che ci ha dato, insomma, diciamo così, ci ha dato tre punti. Ha fatto un bel regalo e quindi, insomma, in qualche modo siamo pure, diciamo così, grazie al Frosinone. In debito adesso. In debito. E peraltro lo vedrò mercoledì, perché assieme a Roma, ecco, chi vive a Roma e vuole venire a Roma alla delegazione di Regione Lombardia, dietro al Senato, Via del Gesù, faremo questo incontro mercoledì 6 dicembre alle ore 18. Siete tutti invitati. Allora, siamo arrivati alla fine, caro mio Filippo. Dacci le coordinate su come poter fare. Prima di tutto approfondire, ricordiamo tutte le mattine cosa succede su LinkedIn. Anzi, com'è che si dice bene? Rassegna lavori IT. Ma quella è imperdibile. Io dico LinkedIn, ma è sbagliato. Com'è che si dice? LinkedIn. Ecco, LinkedIn. Io sono LinkedIn. Una bestia su questo. Sì. E quindi rassegna lavori IT tutte le mattine, Filippo Poletti. Sì, e poi ragazzi, ho una bellissima notizia da darvi. Anzi, vi chiedo di ospitarmi quando arriverò a questo traguardo, perché tra qualche giorno arriverò a 100.000 persone che mi seguono. 100.000 è un numero grosso per LinkedIn, rispetto ad altri social. Sì. Sembra piccolo, però insomma, sono gli ascoltatori che facciamo ogni mattina. Quindi noi, se Fabio e Lorenzo mi ospitano, lo festeggiamo qua. Magari vi porto anche qualche ospite. L'altro numero incredibile è 3 milioni di impressioni su LinkedIn, oltre 3 milioni. Sì, quello lì, sì. Guarda, LinkedIn è una rete straordinaria. Io ho ricevuto più di quello che ho dato, però insomma qualcosina ho anche dato, perché tutte le sere studio, tutte le mattine alle 5:30-6 posto qualche cosa, insomma cerco di farlo da cronista, da raccontatore di storie, con grande umiltà. E allora grazie Filippo, davvero grazie mille di essere con noi. 3 milioni di impressioni, 3 milioni di impressioni e bisogna vendere 3 milioni di copie del libro di Smart Leadership Canvas, editore battere Fabio Volo, bisogna battere Fabio Volo. Beh, ma insomma diciamo che col vostro supporto sicuramente ce la potremo fare. Guerini Next, appunto, diciamo, l'editore di questo bellissimo manuale, non so, stimola la mente, c'è un cervello, un cuore, insomma sono tante cose. E il cuore c'è anche mia figlia. Ecco. Sì. Allora fatemi fare questo spot da papà. Hai 20 secondi, vai. Allora sì, dico che nel cuore c'è anche mia figlia Francesca, una delle mie due figlie, perché lei, come la generazione Z a cui appartiene, insomma, stanno immaginando il futuro con il cuore e con il cervello. E allora grazie mille Filippo, ci sentiamo lunedì prossimo comunque, perché tu lunedì, buon lavoro tutti buon lunedì lavoro a con tutti. Filippo Poletti, buon lavoro a tutti. Black Box, Ride on Time, questo è il Crystal History delle ore 8 alle 8:14, perché abbiamo avuto la pausa della pubblicità, il GR e adesso il Crystal History, tutto questo, tutte le ore, tutti i giorni,
tutte le settimane, tutti gli anni su Crystal Radio. Ho saltato i mesi, scusa. Puntata ricchissima oggi con Filippo Poletti, uno dei profili più famosi e più seguiti su LinkedIn, o LinkedIn come si vuole dire. E poi tra poco avremo in collegamento il sindaco di Bucinasco, sì. Pruiti, per parlare appunto del prolungamento della M4, la 4. Cosa stai dicendo? No, impazzito completamente. Perché ognuno, cioè perché ci sono quelli di Bareggio che vogliono l'M1. E quindi quelli di quale Baggio prolungamento parliamo oggi? Quelli di Monza, Bettola che vogliono l'M5, quelli di Segesta, qui come si chiama, Sant'Elena che vogliono la 5, quelli di Bucinasco che vogliono una 4, dove la prolungano? A Segrate. A Segrate. Dall'altra parte. A Segrate. E quindi ne parleremo. Io rido, ma secondo me con Puiti non riderà tanto. No, l'idea che secondo me. Devo stare attento. Facciamo un po' di rassegna stampa. Purtroppo non possiamo dire tantissimo, perché comunque il tempo è tiranno, come sapete. E oggi, puntata ricca di ospiti, un po' meno di notizie. Però, ieri mattina... tra l'altro prima domenica del mese, che come sapete a Milano e non solo, in molte città italiane è la domenica in cui ci sono i musei gratis in tutta Italia sì. In tutta Italia, pensavo fosse un'iniziativa l'iniziativa del Ministero della Cultura. Sciopero davanti al Museo del Novecento da parte dei dipendenti contro gli stipendi da fame. Si legge sostanzialmente chiedono la fine dell'applicazione del CCNL in favore del CCNL Federculture, perché appunto gli stipendi sono bassi, e quindi protesta ieri mattina davanti al Museo del Novecento dei dipendenti. Peraltro, Fabio, ricordiamo che in questo momento varie notizie, varie immagini stanno interessando chiaramente ciò che sta accadendo nel CPR di Via Corelli. Sì, stanno uscendo delle immagini, sono abbastanza eloquenti su come la situazione è. Ne stanno finalmente parlando anche i telegiornali nazionali, Ventana anche lui ne ha parlato, finalmente forse la notizia può arrivare in alto. Si aspettano ancora però i commenti da chi questi commenti da troppo tempo non li sta facendo, l'amministrazione comunale, che insomma non può fare nulla sull'apertura o no del CPR di Via Corelli, ma ci si chiede come mai tutto questo silenzio. Ci si chiede come mai tutto questo silenzio. Noi cercheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di avere ancora qua Giovanni Motta per parlare di CPR, perché è importante per parlare di CPR che si sappia cosa c'è dentro, perché è difficile far trapelare le informazioni. Se ne parlava anche con l'avvocato, appunto. Loro riescono con la rete No Lager Mai Più CPR, Mai Più Lager No ai CPR, e quindi è molto più facile parlare di un qualcosa conoscendo e vedendo la situazione all'interno, perché è difficile avere una posizione diversa da quella del buon senso, mettiamola giù così. Quindi appunto rimanete collegati con noi, come dice, in questi casi, perché torneremo sicuramente su questo tema, che sapete essere uno dei temi che noi di Good Morning Milano, noi di Milano News, seguiamo sempre molto molto spesso, perché è giusto raccontare quello che succede, e soprattutto perché ci indigna l'idea che esiste un lager sul suolo milanese. Andiamo con la musica adesso, dai. Cerchiamo di ritirarci su un attimo con la musica di Coez con Margherita alle 8:19 qui su Crystal Radio. E questa era Coez con Margherita, 8:21 Crystal Radio, che si può ascoltare come? In FM 96.2 dalle vostre autoradio, ma se ci ascoltate dalla macchina c'è anche il DAB Plus, che migliora la qualità, prende meglio tutto quello che vuoi. Per quanto riguarda invece se siete a casa belli comodi sul divano con la vostra copertina, bere un tè per iniziare bene la giornata, potete seguirci sia dall'app che dal sito, ma potete anche vederci sul profilo YouTube di Milano All News. E ricordiamo, come sempre, visto che oggi puntata ricca di ospiti, che tutti i link alle interviste, gli spezzoni, i reel, i post di Su e di Giù li trovate sui nostri profili social, Instagram, Facebook, e Poletti in particolare, soprattutto su LinkedIn. Potete ascoltarci anche tramite il vostro smart speaker. Presso il vostro, andate lì, dite scusi, dite Alexa, Crystal Radio da TuneIn, adesso parte.
E infatti chiudiamo, no, perché è veramente alta, perché vabbè, io non so, è partita, io non so veramente cosa dire. Ok, la regia l'ha stoppato, per fortuna, ok. Così. Alexa, basta, spegni le luci. Vediamo. Adesso. No, per fortuna qui no. Chissà se a casa di qualcuno si sospette le luci. Io spero che ti denuncino. Io spero che ti portino via tutto. 2000 runner per la prima edizione della Strada Milano sotto zero. Oh. Ieri, ecco, il lunedì, sapete benissimo. Adesso ho detto, scusate se con i tanti ospiti la rassegna stampa è un po' così. Ma lunedì, se aprite le notizie, sostanzialmente, purtroppo ci sono sempre le risse, gli incidenti del sabato e del venerdì sera, però sapete che il nostro tenore è un po' più così, quindi magari possiamo magari citarlo, ecco, ma non ci soffermiamo più di tanto. Il resto è solamente 5.000 manifestazioni di qua, 6.000 a correre alla Strada Milano, 220.000 persone alla fiera artigianato, dico a caso. L'artigiano in fiera, che mi raccomando, andate a visitare. Ecco, va bene. Sponsor numero uno dell'artigiano in fiera, il nostro Maseri. Ma non... Manco ti facessero lo sconto sul panino con l'Ampredotto. Ma zero. Non credo ci sia l'Ampredotto. No, non so. C'è il panino Cameusa, che è un po' la... Cameusa. Che è un po' la rivisitazione. Okay. Cioè, non è la rivisitazione. No. Però il frattaglio è solo, sì, no? Sì. No, è la Milza. Ma non so, tu stai dicendo. Io non ti seguo. Quando ti butti in questi ginepraj, io non ti seguo. È il panino con la Milza, tipico della Sicilia, su cui viene messa sopra la ricotta e spremuta del limone in maniera molto vigorosa, perché lo fanno, cioè se lo spremi senza vigore non viene il panino. Okay. non è buono uguale. Ti assicuro che tutti lo spremono con vigore, perché era il primo giorno di fiera. Voglio vedere alla fine, lanciano un limone in faccia, te spremetelo tu. No. E tra l'altro, in tutto questo sabato, chi è tornato per le strade di Milano? Chi è tornato? Paul Pablo. No, il probabilmente, molto. Okay. Ma il camion della Coca-Cola. Ah, l'ho visto sul profilo di Paul Pablo, ad esempio, vedi? Come tutti gli anni. Vabbè, che fastidio ti dà? No, non mi dà fastidio. Cioè, dopodiché, vabbè, posso dire, bello, però forse un camion non ha più senso. Cioè, dovete modernizzarvi, cara Coca-Cola. Fate una bike, una fate cargo come il bike... Cosa ha fatto il PD? Fate come il PD ai tempi, l'ultima campagna elettorale. Il camper sostenibile, elettrico, che se vi ricordate aveva lasciato a piedi Enrico Letta. Ecco, quindi non fate come il PD, prima cosa. Però magari, non so, fate come fanno... fate con una cargo bike con i nostri amici. Con Coca-Cola, non so, una cosa del genere potrebbe essere una buona idea, no? Invece che un camion, un tir, cioè adesso, che solo fagli manovra, non so come faccia. Sì, infatti, anche io sto vedendo in questo momento il posto immenso, di Paul Pablo. È bellissimo il camion, però è immenso, cioè è bello quando passa nell'Arkansas, quando passa nel Tennessee, quando passa nelle lande desolate del Wyoming. Quando passa la mattina in via Diomede che entra all'ippodromo in fiera, sì. All'ippodromo qua di San Siro, ci sono gli stessi, solo che non sono brandizzati. Ok, però anche no, direi, quindi basta, questi camion in città anche basta. Poi c'è una bella bicicletta, infatti una lattina volante, se no. Già ci avremo i taxi, ma vuoi pure la lattina volante? Vabbè, insomma, non so, un drone fatto a forma di lattina che passa sopra la città. Oh. Ma, compratevi gli spazi sui cartelli pubblicitari. Infatti ci sono, cioè, sì, anche da lavoro a chi deve attaccarli, infatti, se fosse, diciamo, più all'antica. Vabbè, dai, ascolta una cosa, cosa vuoi ascoltare? Ti piacciono, visto che mi hai parlato di Coca-Cola, che colore c'ha la Coca-Cola? Devo rispondere rossa. Bravissimo, perché adesso andiamo con i Simply Red, che sai, sono contenti che gli ho... No, perché sai che Simply Red invece è per il vino e per il fatto che lui becca per i rossi. Beh, sì. Ma è anche perché l'ho legato al vino. Invece in questo caso parliamo di Coca-Cola, no. Prima è nato bollicine con Vasco, quindi insomma... Va bene, dai, basta Simply dire Red stupidate. Che non sarà Sanremo, ricordiamo. No, Simply Red che non sarà Sanremo, ma perché non presentata. Ci sono... Ah no, lui in gara voleva arrivare. Non ci sono i super ospiti. Lui ha presentato una canzone, ma l'hanno scartato. Niente. Per i ricchi e poveri. Come i Jalis. 27 anni che non li accettano a Sanremo. Vabbè, ce la faremo il prossimo anno. Dai, io credo in voi. E adesso iniziamo invece un
tranche di trasmissione dedicata all'attualità, perché venerdì abbiamo letto questa notizia, no? Sì. Che finalmente ci sarà un prolungamento dell'M4, no? Finalmente si parla, cioè, sempre è più vicino, è più vicino il progetto, l'idea, no? Cioè, noi ci aspettavamo la M1 che venisse, no, la M5, no, la M4. Ah, vedi, ah, saranno contenti i nostri amici di Bucinasco. E no, perché se la allunga verso Segrate. Esatto. E allora mi ha detto: ma andiamo a sentire chi invece chiede un prolungamento da un bel po' di tempo. Chi è? Il sindaco di Bucinasco, Rino Pruiti. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a voi. Allora, io non so come ci è rimasto lei, noi ci siamo rimasti un po' straniti da questa notizia che è venuta fuori sul giornale, appunto, che poi è una notizia non notizia, cioè è più vicino l'allungamento verso Segrate della M4, ma noi ci aspettavamo di leggere è fatto l'allungamento dell'M4 verso Bucinasco. Cosa è successo? Ma in realtà non è una notizia, non ci ha colti impreparati, perché è un'opzione che era già sul tavolo. L'allungamento verso Segrate con una fermata intermedia presso l'idroscalo era stato di fatto progettato, a differenza del tratto del prolungamento potenziale su Bucinasco-Corsico, del quale c'è solo lo studio di fattibilità, per l'altro tratto era stato già fatto un progetto più avanzato. Il costo, come avete sicuramente letto, è intorno ai 480 milioni di euro contro i 150 milioni del prolungamento su Bucinasco. La cosa è, cercherò di usare parole, come dire, siamo, siamo in fascia protetta, sindaco, non possiamo. Siamo in fascia protetta, ma io devo proteggere anche le istituzioni che rappresento, quindi non posso esprimermi come mi esprimo qua sotto al bar facendo colazione. Allora, è quantomeno assurdo, è assurdo e non concepibile una roba del genere. Facendo un passo indietro, dal 2015, cioè non è che noi non ci siamo svegliati adesso, ci siamo svegliati durante la fase progettuale della M4. Durante la fase progettuale della M4 il Comune di Milano ha addirittura approvato un regolamento della mobilità sostenibile, la mobilità pubblica, che si chiama PUMS, che c'è dentro ciclabile, treni e tutto il resto, dove afferma con convinzione, e votato all'unanimità tra l'altro dal Consiglio Comunale, che uno dei collegamenti di prolungamento delle proprie metropolitane è il più utile, il più, come si può dire, necessario, il più conveniente anche da un punto di vista del costo, è su Bucinasco-Corsico. In particolare, già la prima fermata, una sola fermata su Bucinasco, viene ritenuta da questi documenti di programmazione del Comune di Milano, coadiuvato in quella fase di studio dal Politecnico di Milano, viene ritenuta la più urgente e la migliore da fare. Poi il Comune di Milano, l'Agenzia per la Mobilità, ATM, insomma tutti gli organismi che si sono occupati di questa cosa, hanno ribadito, compresa la Regione Lombardia, hanno ribadito che così è. Infatti nel 2018, poi completato nel 2019, noi comuni di quest'area, insieme al Comune di Milano, ad ATM, abbiamo pagato uno studio di fattibilità che ha prodotto 5 opzioni, non una, ma 5 opzioni. Abbiamo pagato 140.000 euro questo progetto, dove non si fa altro che dire, sì, è chiaro, è conveniente, bisogna prolungare l'M4 verso di noi. Se non altro anche per il fatto che, e questo proprio... Ecco, spieghiamola bene, Pruiti, perché appunto non è che voi dite ah, voglio l'M4 perché mi piace avere l'M4, è perché in realtà vi arriva già in un certo senso, no? Diciamola brutta. Io, dalla finestra di casa mia, quando non c'è molto smog Poschia, apro parentesi, smog creato ad esempio a Bucinasco dal traffico di attraversamento, le nostre auto non girano a Bucinasco, l'80% è traffico di attraversamento, e questo attraversamento va verso Milano e viceversa, ovviamente, girano intorno qui. Quindi io dalla finestra di casa mia vedo la M4, la vedo perché c'è un deposito, il deposito della M4, già operativo, con 12 binari al suo interno. Sono le officine, gli alloggi per gli operai, la cabina di regia,
perché i piloti, diciamo, la M4 è senza guidatore a bordo, quindi viene teleguidata, quindi questa roba sta a Bucinasco. Cioè, il confine, infatti la via, dove la via del deposito, si chiama via per Bucinasco. Ecco. Abbiamo tutto praticamente. Tutto. Abbiamo chiesto già allora di far uscire un binario e ottenuto, tra l'altro, cioè, anche questa assurdità. Cioè, viene costruito, adesso sarà terminato, un peduncolo che di fatto esce dal deposito, fa una sorta di curva, il tutto, anche lì apro e chiudo una parentesi, in Parco Agricolo Sud Milano, cioè tutto il deposito, non mi ricordo quanti ettari sono, ma sicuramente un paio, almeno un paio, è tutto all'interno del Parco Agricolo. Sì, ricordiamo tutto, quindi, che per fare il deposito da quella parte, la M4 fa un lavoro di ingegneria niente male, perché passa sotto il Naviglio anche, cioè Naviglio, non potendolo fare dall'altra parte perché non c'era lo spazio. Sotto il Naviglio, sotto la ferrovia, sotto il Naviglio, sotto lo scolmatore dell'Olona, che è un fiume che Milano ha reso fognatura, che quindi è tutto collettato, eccetera. E sopra di tutto, appena finito, ci passerà anche una strada a quattro corsie, che è la Bretella Merula Chiodi, che collegherà appunto il Cavalcavia Giordani, la zona, diciamo, della Tre Castelli, eccetera, con Famagosta. Quindi ci passa di tutto e di più. L'unica cosa che non ci passa è la M4 per voi. 50 metri di binario, forse anche meno di 50 metri per una fermata, che poteva essere utile. Noi ci siamo offerti anche di costruire a nostre spese parcheggi, infrastrutture, noi così come gli altri comuni del sud-ovest, ad esempio il più interessato è Corsico, proprio perché noi siamo conurbati, cioè non c'è soluzione di continuità tra un comune e l'altro, almeno visivamente non la si percepisce. Siamo un bacino di oltre 100.000 persone in questa situazione. Ma negli studi che citavo prima del Politecnico si dice che il bacino d'utenza è molto maggiore, perché arriverebbero da Trezzano, da Gaggiano, insomma da tutta la zona. La stessa Assago, paradossalmente, che ha già la metropolitana, viene conteggiata in linea teorica con molti utenti che potrebbero utilizzarla, perché ricordo che l'M4 arriva direttamente dentro l'aeroporto di Linate, interconnettendosi con tutte le altre metropolitane, passando dal centro, passando dal passante ferroviario, eccetera, eccetera. Quindi non c'è un solo essere umano al mondo, perché se c'è vorrei conoscerlo, che dice che questa cosa non sa da fare. Tutti dicono bisogna farla. Non c'è, evidentemente, io prendo atto di questo, me ne faccio una ragione fino a un certo punto, non c'è la volontà politica di Milano. Si preferisce, io sono contento per gli amici di Segrate, per quella zona, ma si preferisce privilegiare un trasporto e delle motivazioni che non sono legate a studenti, pendolari, lavoratori, eccetera, eccetera. E quali sono queste motivazioni secondo te? Io leggo quello che è stato approvato. Ci sarà questo interporto di interconnessione tra gomma e ferro, poi non ho capito bene le merci come fanno a girare sulla metropolitana, ma comunque ci sarà questo centro, e poi è previsto in zona Segrate, lì dove va a cadere la fermata della M4, un grandissimo centro commerciale che evidentemente poi porterà oneri di urbanizzazione, porterà fondi, porterà tutto quello che... lì mi fermo io, cioè se non c'è la volontà politica, io credo che l'unica cosa da fare è lottare. La cosa poi un po' che fa sorridere noi, un po' meno forse lei, Politi, è che stiamo discutendo oltretutto di un'opera che non è ancora neanche aperta, cioè siamo già qui a discutere del prolungamento, della possibilità, con un'opera che praticamente è ancora chiusa. Adesso va bene tutto, non me ne vogliono gli amici. Ha festeggiato un anno, sì, una settimana fa. Però quindi sono sei fermate. Sì, cioè, esatto. Nel senso, non me ne vogliono quelli che abitano in via Largonne, però, come dire. Vedo che, diciamo, i tempi si sono allungati di realizzazione, ma non più di tanto. Cioè, questa è un'opera che, bene o male, sta tenendo i tempi previsti, nonostante gli inghippi che ha trovato sul suo percorso. L'ultimo è una zona archeologica, ha trovato dei reperti, quindi si è dovuta fermare, eccetera. Ma ripeto, il prolungamento su Bucinasco non è da realizzare, è già fatto, è già fatto.
bisogna fare una scelta tecnica di far uscire un binario dal deposito, perché mi rendo conto che non è che si può fare una fermata all'interno del deposito, e ci viene detto che questo è tecnicamente non possibile, che quindi bisogna tirare un altro binario da Lorenteggio fino a noi. Ora, Ciumbia. anche se così fosse, io non sono un tecnico, il costo è 150 milioni di euro. Ora, 150 milioni di euro sui miliardi utilizzati per di piano economico per quanto riguarda la M4 sono veramente pochi. Poi, la cosa che si chiedeva, noi siamo proprio umili in questa cosa, forse troppo umili siamo stati, era almeno di fare uno studio, di pagare uno studio serio, di fattibilità ma esecutiva, nel senso andare a vedere tutte queste cose. C'è stato detto di no, di che non lo si vuole finanziare. Regione Lombardia addirittura ha messo a bilancio i soldi. Ma chi vi ha detto di no? Chi è che ha detto Milano, no, non si può fare? Milano dice di no. Io quando dico Milano intendo tutti i soggetti che sono su Milano, escludendo Città Metropolitana, di cui sono anche consigliere metropolitano, che non ha voce in capitolo su questa cosa, ma semplicemente, come dire, per un discorso di regia provinciale. E si aprirebbe un capitolo anche qui un po' assurdo sul fatto che Città Metropolitana non abbia così tanta voce in capitolo su un tema invece così importante per tutta la Città Metropolitana. Perché, insomma, non ha e non avrà, lo dico, ripeto, a me stesso anche, sì, perché ne faccio parte con convinzione e col sindaco Sala, che è anche il sindaco metropolitano, non lo potrà mai avere, prima di tutto perché se il sindaco rimane lo stesso di Milano, capite che non è che può fare, come dire, il contraltare di se stesso, non può. C'è questo problema. E poi, avendo la legge del Rio, la legge demenziale, distrutto quello che era la possibilità delle province di gestire cose che gli sono rimaste. Okay. Noi abbiamo decine e decine di scuole superiori, abbiamo le strade e i nostri tecnici bravissimi di Città Metropolitana stanno cercando di fare tutto senza soldi. È da studiare Città Metropolitana, dovrebbero veramente studiarla all'università, di come si riesce a mandare avanti un ente con sofferenza, reale sofferenza, senza finanziarlo. Altro che province che sprecavano i soldi o altro. Noi abbiamo ancora 800 dipendenti. Ora, questo ente è, come dire, escluso da qualsiasi partita politica, è escluso da qualsiasi, ma non solo sui trasporti, escluso da qualsiasi cosa. Io spero infatti che si arrivi di nuovo al suffragio universale, si possa andare a votare per la Città Metropolitana di Milano, si elegga un sindaco metropolitano, perché viva Dio, noi siamo 3,5 milioni come abitanti della provincia di Milano, contro l'1,5 milione. Sì, infatti, ricordiamo questo, infatti la maggior parte è Città Metropolitana, cioè non è Milano, adesso io poi da milanese lo dico anche quasi a malincuore, però è vero, è così, nel senso, noi milanesi in questo caso siamo la minoranza. Guardate, la provincia di Milano, ricordavo perché io mi occupo anche dell'archivio, della digitalizzazione dell'archivio storico, il primo commissario fu Massimo D'Azeglio, quindi stiamo parlando di, da allora, nell'inizio dell'Unità d'Italia, era stato ritenuto un ente insieme ai comuni, delle regioni nessuno ne parlava allora, ma era stato ritenuto l'ente giusto. Ma la logica, no? Cioè, che è un ente vicino ai cittadini che si occupa anche di far parlare fra di loro e dialogare i comuni della città. E sono 133. Noi abbiamo visto solo area B, area C e basta. E non abbiamo i mezzi pubblici. E non voglio aprire un'altra polemica sul trasporto di superficie, sul TPL, perché lì veramente siamo non all'assurdo, lì veramente grida vendetta. Noi siamo tutti gli anni, ad esempio, guardo il mio comune così non si offende nessuno, versiamo ad ATM, noi versiamo 600.000 euro, siamo un comune che non arriva a 28.000 abitanti, quindi non è che siamo la metropoli del sud. E non abbiamo i mezzi pubblici durante alcune fasce della giornata tantomeno la domenica. Non è fattibile. Allora, tu non mi dai i mezzi pubblici, non mi permetti di mettere i miei. Noi siamo un comune ricco, potremmo prendere degli autobus e mettere. È vietato.
perché è vietato. È vietato dalla legge, mi arrestano, è penale questa cosa. Cioè non possiamo farlo, cioè noi possiamo girare all'interno del nostro comune, non so per fare che cosa, possiamo fare questo. Io potrei prendere un autobus, lo pago 600 euro al giorno e fare andata e ritorno dalla metropolitana, insomma, da Bisceglie piuttosto che, non si può fare. Chiedo alla TM di farlo, non me lo fa. Non mi dai la fermata dell'M4, mi fai pagare area B, io ho infermieri, poliziotti, carabinieri, eccetera, gente che si deve spostare a orari assurdi, compreso mio figlio che fa il panettiere e che non ha i soldi a 21 anni per comprarsi un autovettore, a parte che area B si parla adesso purtroppo anche di far pagare a prescindere, no? Diventa anche questa una congestion tax come area C, che tra l'altro è stata aumentata, no? Io stesso quando vado in città metropolitana, quelle rare volte che devo usare l'auto per motivi di lavoro, devo pagare 7,50 euro. Io consigliere metropolitano, poi non c'ho un'esenzione dalle ZTL che non mi serve a nulla. Comunque, detto questo, cioè, devo pagare la B, devo pagare la C, non mi metti la metropolitana, non mi dai i mezzi, diteci che cosa dobbiamo fare. No, ma la questione è proprio questa, sindaco. Che io lo ripeto dal 2015, quindi... Sì, non è nuovo questo, non lo sappiamo benissimo. Ma sì, no, è una domanda per lei. Sì, perché noi ci occupiamo molto spesso di decentramento e il grande tema secondo me è quello, cioè finché un ente come appunto Città Metropolitana non ha poteri effettivi, diciamo, non ha risorse, eccetera, che potere contrattuale può far valere la provincia sul comune di Milano? Per chi ci sta ascoltando in radio, il sindaco Puriti ha fatto il segno dello zero, venga messo a verbale. Zero, ma lo dico con rispetto e con molto rispetto per il lavoro dei miei colleghi consiglieri metropolitani, maggioranza e opposizione e soprattutto dei nostri dipendenti, che veramente, veramente fanno l'impossibile su questo. Ho capito, va bene, sindaco, senta, noi la ringraziamo allora, adesso staremo a seguire cosa succede proprio, insomma siamo curiosi di vedere come andrà a finire questa storia, va bene? Io sono sempre ottimista e disponibile, aspetto che qualcuno ci chiami, tra l'altro, non so se lo sapete, dico questa ultima cosa, per il capolinea della M4 che si deve attestare a San Cristoforo, ci hanno pensato dopo, ma ci hanno pensato, siamo un po' in ritardo, del come arrivarci. Cioè è prevista una passerella che scavalca la strada, il naviglio e la ferrovia e atterra di fatto in piazza Tirana. Cioè, chiaro. Dall'altra parte. Ora, si dice già che questa passerella non sarà pronta per l'inizio dell'inaugurazione. Andiamo bene. In teoria noi manco ci possiamo arrivare, noi del suo, dobbiamo prendere la macchina e poi a un certo punto, non so, sulla Ludovico il Moro fare qualcosa e zompare dall'altra parte, oppure dobbiamo andare in Tirana, a questo punto non è più conveniente, vado ad Assago a prendermi, tutti andremo ad chiaro, Assago. Chiarissimo, allora grazie mille al sindaco di Bucinasco Rino Pruiti, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, sempre a disposizione. Grazie mille, sindaco. Andiamo avanti con la nostra sigla.